Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Vince. Oggi faremo, diciamo, la verifica su AirData, quindi il portale dove noi potremo andare a caricare i nostri file di log di volo del nostro Mavic Mini o di qualsiasi altro drone che noi abbiamo per capire diciamo, per capire con più precisione che cosa è successo durante il volo. Se non avete ancora visto il mio video, ve lo faccio vedere qui nella I in alto a destra, andate a vedere perché così capirete cosa mi è successo. Per chi invece ha già visto questo video sa già di cosa sto parlando e quindi oggi faremo un tutorial su come caricare su AirData le informazioni di volo. Ma cominciamo subito. Parliamo principalmente dell'uso con iOS. Io non uso sistema Android, quindi eventualmente voi possediate Android, potete vedere su YouTube comunque altri tutorial che sono già presenti, ma io parlerò principalmente di iOS. Cosa ci serve? Ci serve il nostro iTunes, vedete. Colleghiamo al nostro computer il nostro telefonino. In questo caso io ho collegato il mio appunto iPhone. Vi ritroverete in questa schermata. Bisogna cliccare qui la forma del nostro telefonino e vi si aprirà la schermata del nostro device. Quello che dobbiamo andare a fare è andare su condivisione file qui, vedete, cercare tra le varie app che avete la DJI Fly, in questo caso perché noi stiamo utilizzando la DJI Fly per il Mavic Mini. Se avessimo avuto il Mavic 2 Zoom, il Mavic 2 Pro, eccetera, eccetera, utilizzeremo DJI Go 4. Adesso a me interessa DJI Fly. Vi si apre un'altra schermata dove è presente Flight Records. Basta trascinare questa icona fuori dal nostro PC, vedete qui, la lasciamo e il file verrà copiato sulla nostra scrivania. Perfetto. Adesso l'altra cosa da fare è aprire internet, quindi andremo su AirData, questa è la schermata appunto che vi si presenterà. La prima cosa da fare, se voi non siete già registrati qui in alto, dovete andare a registrare il vostro account. Basterà inserire nome, cognome, mail e verificarla come qualsiasi altro sito dove si vanno a appunto fare delle registrazioni e il gioco è fatto. Una volta che voi rifarete il login con i vostri dati di cui avete scelto, vi apparirà esattamente questa schermata. Per andare a fare l'upload quindi dei nostri voli non ci basterà quindi nient'altro che andare su My Flights, sua schermata centrale, dove noi andremo a caricare i nostri voli. Vedete che qui ci ho già caricato i primi due voli perché ho verificato prima quelli che mi interessavano e quindi andando su Recent Flights, Upload, o li trascinate direttamente qui, oppure selezionate il vostro file. In questo caso io avevo salvato tutto sulla scrivania, la cartella, vi ricordo, Flight Records, e andate a prendere il volo. Vedete praticamente, se voi allargate un pochettino, questa è la data del vostro volo. Io sapevo che avevo fatto il volo il giorno 6, avevo bisogno di verificare questi due voli, quindi avevo preso questo e questo. Apri, adesso non lo faccio perché l'ho già fatto, e me l'ha caricato qui. Dopodiché proseguite con i volo. Eccoli qua, i miei voli quindi sono qui, Flights. Perfetto. Qui nella prima schermata ci dice alcune informazioni. Diciamo così, la prima ti fa vedere, diciamo, quanto tempo hai volato per questo volo e quindi lui ti dice che hai volato per 15 minuti e 24 secondi. La distanza, diciamo, dal punto di decollo a dove sei andato con il drone, nel mio caso, come potete vedere, è molto vicino a dove ero io perché non mi ero spinto più di tanto. Se voi foste andati oltre, sarebbe stato qui in Far Away. L'altitudine massima in cui ho volato è questa, quindi sono stato, diciamo, nella parte safe, nella parte, diciamo, sicura. La temperatura della batteria, nel mio caso, come potete vedere, me la segnala buona. La velocità massima, anche qui sono stato, diciamo, abbastanza vicino. Diciamo che a guardare questi dati, il volo che io comunque ho fatto è un volo di sicurezza. Quindi più questi pallini sono sul rosso,
tutti, e più avete fatto qualcosa che non dovreste fare con il vostro drone. Quindi diciamo, più sono sul verde meglio è, ma non è detto che dobbiamo per forza stare tutto sul verde. È una prima panoramica, quindi vi fa già vedere un attimo come siete andati. Per andare a vedere nel dettaglio i voli, qui sopra vedete la lista dei vostri voli, quindi io ne seleziono uno e clicco appunto sopra la data due volte e vi si apre quest'altra schermata. Ok, perfetto. La, diciamo, Air Data presenta varie sezioni e quindi quello che devo andare a fare è vedere notifications. Perfetto, vi ricordate quindi che il mio drone scendeva repentinamente verso il basso, io lasciavo i joystick e lui riprendeva la sua quota. Andando a vedere nelle notifiche possiamo vedere tutta la cronostoria del nostro drone, quindi dal punto A in cui noi siamo partiti, eravamo quindi qui in decollo, vi dice appunto che i motori sono partiti, qui vi dice che il return to home è stato modificato, la batteria era al 90%, e così via, vi dice alcune delle cose che succedono durante il volo. Qui ho cambiato su P, la batteria intanto continuava ovviamente ad andare giù, qui c'è stato un problema di dati persi, non, per 11,7 secondi non ha potuto scaricare i dati. Qui ho fatto un quick shot, la batteria era 60, anche qui vedete ho cambiato, ma quello che interessa, come potete vedere, è qui, cominciano i warning e questi sono proprio i punti dove io perdevo altitudine. E vedete, l'errore sono appunto gli ESC. ESC in inglese vuol dire Electronic Speed Control ed è appunto quella parte del drone che collega i motori brushless al flight controller ed è costituita da un insieme di cavi nella cui parte centrale è posizionata una piccola scheda elettronica. Sebbene sia piccola e molto semplice, questa componente però svolge una funzione importantissima e molto complessa, consentendo ai motori di girare in entrambi i sensi a delle velocità variabili. Quindi capite che se appunto questa cosa è compromessa, un problema importante vi è. Questo è il primo volo, voglio andare a vedere anche il secondo volo dove mi faceva lo stesso problema, quindi lo carico. Vediamo subito. Allora, nel primo volo questa notifica mi era uscita verso il meno del 50% della batteria. Qui invece, come potete vedere, avevo ancora il 60% della batteria, questo è il secondo volo, e guardate qui che casino. Praticamente tutto il volo che potete stare qui a vedere, a parte ovviamente qui che comunque ovviamente la batteria andava a esaurirsi, come dire, andava veramente giù. Quindi l'errore che mi faceva andare giù il mio drone è un errore di ESC. Devo capire se questo è un errore che mi viene fuori causa qualche aggiornamento firmware, oppure veramente causa il mio drone che può essere difettoso, quindi quello che farò probabilmente è quello di mandarlo in assistenza facendogli vedere questi log di volo, o comunque se lo vedranno loro tramite i loro link, e capire appunto se è un problema del mio drone oppure no. Spero che questa guida su Air Data, su come andare a verificare lo stato dei voli dei vostri droni, vi sia stata utile. Fatelo, andate ogni tanto a verificare su Air Data cosa succede al vostro drone, perché potreste accorgervi di cose abbastanza importanti e quindi riuscire a salvare repentinamente il vostro drone da qualche malfunzionamento che voi non vi siete subito accorti. Grazie ancora per essere stati con me fino in fondo a questo video, vi chiedo la cortesia, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi mai nessuno dei miei video. Grazie a tutti per il supporto, per starmi comunque, per guardare i miei video, e niente, non mi resta altro che salutarvi e dirvi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!